doctors, doctors. One out of a million marine shows lies. Always had a feeling that I won't deny. Not work, never could toss. Look in my eyes, I'm on the rise. Rise. E buon anno, siamo qua tornati al Palagators, ultima partita d'andata contro Beinasco, andrà seconda della classe. Coach Fabri, vinciamo, da 4-57, partita alti bassi, dove nel primo tempo finiamo più 8, poi un blackout nel terzo quarto, poi invece riprendiamo, invece il blackout ce l'hanno avuto loro nel quarto, e per fortuna riusciamo a portare a casa due punti importanti. Sì, no, l'importante oggi era vincere, devo dire che tutto sommato abbiamo giocato anche molto bene, a parte il vuoto all'inizio del terzo periodo dove da più 8 ci siamo ritrovati fondamentalmente pari, né più né meno, poi ruotando tutta la panchina, comunque abbiamo giocato se non sbaglio in 10, devo dire che abbiamo tenuto tranquillamente in campo senza nessun problema. Barallo, Alessio sta facendo bene, ha fatto bene, Kiko ha fatto molto bene, quindi chiunque è entrato oggi comunque vada sempre dato il suo apporto, specialmente in difesa, che era la prima cosa che ho chiesto quando siamo entrati nelle spogliatoie prima dell'inizio della gara. Avevo chiesto una partita diversa rispetto a Orbassano, credo si sia fatta ampiamente senza nessun problema. La vittoria, sicuramente. La vittoria va sempre bene. Passano dei big three, Big Barras, Alessio, tu oggi in campo, a un certo punto anche con il tuo amico Ghigo e Marengo, quindi stazza grossa, sia in difesa però avete retto bene, in attacco avete fatto far vedere il vostro bel fisico. Sì. In difesa soprattutto con la zona siamo riusciti a tenere anche i tagli backdoor anche abbastanza bene, soprattutto in difesa mi sento molto più bravo rispetto all'attacco, che ho fatto molta fatica anche oggi, ma mi ha sostituito Ghigo che è andato molto bene. Sai che tu e tutti i tifosi su appena tiri la palla tutto il pubblico presto da un momento all'altro. Sì, però è andata male, non è entrato niente. Entra la prossima volta, non ti preoccupare. Un'analisi punto tecnica, allora, nel primo quarto, il primo tempo direi due Nicola sopra le righe, dove Stefano ha avuto un impatto molto molto importante, Andrea ci ha messo tre bombe, ci ha dato il là, e il secondo tempo invece sono usciti un po' i senior, oltre ai big three, direi che Marengo ha fatto la differenza. Marengo ha fatto sì la differenza, e giustamente è uno dei nostri punti forti di tutti i quinti, quindi è giusto, come si dice, servire palla a Nicolò anche più volte la sensazione d'attacco. Bene appunto i fratelli Nicola nel primo tempo, Stefano ha avuto un impatto molto, molto positivo rispetto al Bassano, lo stesso Andrea ha fatto molto bene, è calato nel terzo periodo, abbiamo giocato se non sbaglio un tempo e mezzo senza Andrea, quindi comunque vada chi è entrato al posto di Andrea, Alessio, quando poi ho deciso di giocare con i tre lunghi. Lo stesso Pistone che all'inizio è entrato un attimino più avanti, poi ha tenuto di campo molto bene, ha difeso molto bene, a un certo momento, se non ricordo male, Matteo ha cambiato su tre difensori la situazione, quindi bene, avevo chiesto appunto di difendere, gli abbiamo fatto fare 57 punti, credo abbia fatto un ottimo lavoro per tutti. Speriamo di continuare così, prossima partita lui in casa, la prima di ritorno contro Atradir, vi aspettiamo tutti al palazzetto. Ciao!